e è la fine del mondo, me lo sono mangiato, mo. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video voglio mostrarvi, allora, tra parentesi, è la quarta volta che inizio a fare il video, arrivo a un quarto di video e mi si blocca la macchinetta, quindi io spero che non si chiuda più perché sennò piango, sono già le 10 di sera, quindi nel video di oggi voglio mostrarvi tutti i prodotti che io utilizzo per la mia skincare routine per quanto riguarda il viso. Premessa, in questo video non farò vedere tutte le maschere che utilizzo perché sono davvero tante e quindi ci voglio fare un video proprio a parte. Inoltre creerò una playlist sul mio canale YouTube in cui appunto parlerò esclusivamente di beauty, prodotti di bellezza, trucco, comunque skincare e cose varie. Io spero che questo video vi possa essere utile. Impareremo cose nuove che sicuramente a me sono servite, perché comunque ho dovuto fare delle ricerche per spiegarvi bene i principi dei prodotti che utilizzo, cosa servono, cosa contengono, e quindi io spero che questo video vi possa essere d'aiuto, comunque utile. Sicuramente per me lo è stato, perché ho imparato tantissime cose nuove che magari sentivo nominare ma che realmente non sapevo cosa fossero. Quindi iniziamo subito con questo video e io inizierei da questo prodotto per eccellenza, l'aloe vera. Allora, questo prodotto è del marchio Dr. Taffy ed è aloe vera in gel. Allora, a che cosa serve l'aloe vera? Tutti ne sentiamo parlare di questa pianta super benefica, però essenzialmente a cosa serve? È adatta a tutti i tipi di pelle. Serve per idratare, alleviare pruriti, eritemi, irritazioni o se si è stati troppo esposti al sole o anche sotto le lampade artificiali. Quindi è un toccasana per tutti i tipi di pelle. Oltretutto, quando si... ciao! quando si hanno scottature, ad esempio a me è successo qui 2 anni fa, mi sono scottata col forno. Ok, a chiunque succede, almeno una volta nella vita capita. E appunto ho preso una foglia di aloe che aveva mia nonna nel giardino, l'ho tagliata, quindi ho estratto il gel all'interno trasparente, l'ho messo sulla scottatura e vi assicuro che il dolore non c'è stato ed ha alleviato subito il rossore. Quindi allora, io questo prodotto vi dico, ricordatevelo, perché lo userò in dei video in cui creerò delle maschere naturali. Questo prodotto, allora, il marchio Dr. Taffy io lo trovo all'erboristeria di Piantedo per le persone appunto che abitano vicine a dove abito io, quindi in provincia di Sondrio, io lo trovo al Fuentes, all'erboristeria d'Italia. Io questo marchio lo trovo solo lì e ho varie cose perché è un marchio che mi piace tantissimo, quindi io vi consiglio questo. È un marchio validissimo, i prezzi sono comunque contenuti, economici, ma i prodotti sono top, quindi io ve lo straconsiglio. Parliamo ora della crema dermopurificante, che credo che sia un toccasana che tutte le ragazze dovrebbero avere in tasca, veramente in tasca, nella borsa, nello zaino, sul comodino, ovunque, amici, ovunque. Come avete capito, il dermopurificante serve per combattere appunto i punti neri e tutti i brufoli, acne e tutti i rossori che che escono appunto sul viso. Questa è sempre di Dr. Taffy, contiene acido ialuronico e propoli, bardana e olio d'argan. Che cos'è la bardana? Allora, la bardana è antibiotica, antibatterica e serve appunto per combattere acne, dermatiti e forfora, quindi top. L'olio d'argan si sente ovunque, l'hanno messo in tutte le salse del mondo, questo povero olio d'argan, conosciuto anche come olio marocchino nella cosmesi, ed ha proprietà cardioprotettive ed è usato come trattamento per le infezioni della pelle. E oltretutto ha un buonissimo profumo, ciao! Ah, zoppino! Dopo che avete tolto il vostro trucco, la applicate, la lasciate tutta la notte ed è top. Passiamo adesso, sempre di Dr. Taffy, alla mia vita, ossia all'olio di mandorle. Questo lo trovate in erboristeria di Piantedo, sia naturale al 100%, quindi senza l'aggiunta di essenze. Io l'ho comprato, come potete leggere da qua, con un'essenza, l'essenza di seta e fiori di loto.
Cioè, se io potessi, attraverso una telecamera, farvi sentire lo splendido profumo che ha questo prodotto. Ciao amici, ciao nella vita per sempre. Ciao. Cioè, vabbè, per cosa si usa l'olio di mandorle? Allora, si può usare come olio da massaggio per il corpo, per il viso. Infatti io lo uso molto spesso sul viso, idrata in una maniera allucinante, raga, tantissimo idratante. E anche per gli impacchi ai capelli. Ed è top, veramente top, raga. Ripeto, il profumo è fantastico, lo potete trovare sia con le essenze sia senza. È anche antismagliature per la gravidanza ed è anche elasticizzante per chi fa sport. Parliamo ora della tea tree di Dr. Taffy. La tea tree, come ben saprete, ha tantissimissimissimissime funzioni. La motivazione principale per la quale io l'ho comprata è sempre quella di applicarla su brufoli, brufolettini, rossori, e ve lo giuro che svaniscono in pochissime ore, ve lo giuro. Poi passiamo a questo. Allora, questo è lo struccante di L'Oreal ai fiori rari. Allora, io è l'unico struccante che utilizzo, ho la pelle molto sensibile e vi devo assicurare che questo prodotto l'ho utilizzato per la prima volta 3 anni fa circa e non l'ho mai più mollato. A parte che è davvero grande, sono 400 ml, il profumo è una cosa, cioè, che sbalordisce veramente. Allora, i fiori sono rosa e gelsomino, quindi sono lenitivi ed è proprio adatto questo per pelli secche e sensibili. Oltretutto c'è il suo tonico, che è anch'esso stupendo, l'odore, raga, non potete capire. Addirittura io ho trovato un profumo da Zara a Barcellona che è uguale, identico al tonico. Io ho voluto comprarlo perché, cioè, io non ho trovato mai un profumo così buono. Vabbè, passiamo al tonico. Appunto, utilizzavo quello lì di L'Oreal ai fiori rari, ma ho voluto provare anche quello all'acqua di rose, che vedevo spesso appunto sia nei supermercati sia proprio in video di ragazze che lo consigliavano, quindi ho detto proviamolo. Rende la pelle giovane e elastica, aiuta a prevenire rossori e irritazioni causate dall'azione di agenti esterni. A me piace tantissimo il profumo, però non saprei, quasi preferisco ancora più quello di L'Oreal. Vabbè, però ottimo comunque, ottimo, ottimo, ottimo. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like e fatemi sapere nei commenti, e non su Instagram, perché tutti mi scrivete su Instagram ma non nei commenti, quindi amici scrivetemi anche nei commenti, che cosa ne pensate di questo video, se vi piace questo genere, se devo continuarlo. Vi consiglierò appunto quello che a me realmente piace, iscrivetevi al canale che mi fa sicuramente molto molto piacere. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video, ciao!